Abbiamo ricevuto da Francesca, che ci ha scritto alla mail lettere@opinione.it, la richiesta di poter approfondire il problema della diverticolosi. Buon pomeriggio, professor Lucchese. Che cos'è la diverticolosi e come si manifesta? Dottoressa, la ringrazio per l'invito. L'argomento è estremamente interessante perché è molto diffuso. Cosa sono i diverticoli? Si sente parlare di questa parola. I diverticoli sono nient'altro che una dilatazione della parete del colon, possono essere ovviamente localizzate anche in altre parti del corpo, ma io credo che lei volesse parlare dei diverticoli del colon, se non sbaglio, no? Perché mi pare che la lettera della nostra Sì. ascoltatrice era inerente ai diverticoli Sì. dell'intestino. Allora, in pratica, i diverticoli non sono nient'altro che una estroflessione. Vi faccio un esempio. Avete visto mai quei tubi per innaffiare che hanno la rete internamente? Ecco, bene, c'è plastica da una parte, plastica dall'altra parte. Immaginate, quello è il tubo intestinale. A un certo punto, tra una maglia e l'altra della rete, si forma una bollicina. Questa bollicina è il diverticolo, ovvero una estroflessione che perfora la parete nello strato muscolare. Noi sappiamo che la parete del colon è fatta da fibre circolari e longitudinali, e in pratica è una specie di rete che abbiamo. Quando si allarga, si forma il diverticolo. Adesso cosa succede col diverticolo? Che possiamo avere una piccola porta, ovvero un piccolo buchino che comunica con una piccola tasca. Oppure possiamo avere un piccolo buchino che comunica con una grossa tasca, oppure un grosso bucone che ha una piccola tasca. È un po' come nel corridoio: in un corridoio ci sono tante porte. Ogni porta può avere lo stanzino delle scope, oppure accedere a un salone di 200 metri quadrati. Noi vediamo, e anche con la coloscopia, vediamo le porte, poi quello che c'è fuori non sempre riusciamo a vederlo. Adesso il discorso è molto semplice: se in questo buco grande entrano delle feci che rimangono là dentro, ci rimangono poco perché come sono entrate riescono. Se il buco è piccolo e dietro c'è un grosso spazio, le feci che entrano dentro rimangono intrappolate e vanno in putrefazione, danno un'infiammazione di quello che c'è intorno. Infatti questi diverticoli possono essere delle malattie che si acutizzano sotto forma di diverticolite. Ite vuol dire infiammazione del diverticolo in questo caso. E ovviamente può dare poi luogo a tutte le complicanze che sono la perforazione con le feci che vanno in addome, può essere anche mortale, il sanguinamento, oppure gonfiarsi e stringere il lume dell'intestino, no? E così via, varie complicanze. Si guarisce dalla diverticolosi? La diverticolosi, ripeto, è la malattia, la diverticolite è invece l'infiammazione dei diverticoli. Quindi la malattia è molto frequente, la diverticolosi è frequente, ce l'ho anch'io, ce l'hanno tutti, probabilmente ce l'avrà anche lei. Ovviamente lei è molto più giovane, però quando si arriva sui 50 anni si comincia a avere dei diverticoli, talvolta anche in giovane età, perché l'ho visti pure a 30 anni. Sono le complicanze che noi dobbiamo evitare. Ovviamente, essendo un fatto infiammatorio, se noi facciamo una sana alimentazione e un buon transito, va tutto bene. Se noi forziamo l'alimentazione, se usiamo, ed è molto frequente vedere danni da uso eccessivo di cioccolata, di alcolici, cibi grassi. Immaginate, è un tubo, tutto ciò che rimane appiccicato, che è caloroso, può dare un'infiammazione. Poi, se rimane all'interno del diverticolo, può dare le complicanze. Come le vediamo le complicanze? Le complicanze le abbiamo detto prima, con i vari segni clinici che speriamo non accadano perché sono sempre importanti e talvolta necessitano di intervento. Però bisogna fare, chi ha i diverticoli, prima di fare come fanno molti, che fanno una settimana di antibiotici al mese, roba del genere. Facciamo un attimo una sana indagine che si chiama TAC virtuale o coloscopia virtuale, che serve a vedere, oltre all'endoscopia di guardare dentro, guardare anche al di fuori quello che c'è. Noi con l'endoscopia vediamo il corridoio di cui parlavo prima, con la TAC virtuale vediamo quello che c'è intorno alle pareti e quindi come tale possiamo fare anche una valutazione ben più precisa della malattia. Professor Lucchese, cosa consiglia ai nostri telespettatori per prevenire l'infiammazione dei diverticoli? Allora, innanzitutto una diagnosi di partenza, ovvero se sei un uomo che c'hai 50 anni, c'hai 40 anni passati, c'hai qualche problema intestinale, fate una coloscopia in sedazione. Ricordiamoci che attualmente la coloscopia fatta in sedazione è una cosa innocua, banale, di 20 minuti, ci permette, associata sempre alla gastroscopia, perché parliamo di un apparato
quindi dalla bocca fino all'altra estremità, dobbiamo studiare tutto. Fatta in sedazione permette quantomeno di avere una certezza diagnostica. Per prevenirli dobbiamo fare invece un'alimentazione che abbia molte fibre morbide, che eviti tutto ciò che è appiccicoso, che è grasso, ovvero ecco perché abbiamo certe volte alcune malattie su certi pazienti o certi tipi di pazienti che si alimentano in una certa maniera. La diverticolosi, per esempio, non è frequente in alcune popolazioni che si cibano di molte verdure, molti vegetali, è tipica di una società dell'estremo benessere. Cioccolata, grassi, alcol e tante altre cose creano questi problemi. Grazie professor Lucchese. Soprattutto la mancanza delle fibre, chiedo scusa, la mancanza delle fibre vegetali che funziona da spazzino dell'intestino e lo pulisce. Grazie ancora professor Lucchese e invitiamo i nostri telespettatori a scriverci alla mail lettere@opinione.it.